Se è d'accordo o meno sulla constatazione, che è un fatto, che oggi le fondazioni rappresentano le cassaforti dei partiti, dove i big di partito si incrociano con le società private, che nella maniera più occulta li finanziano. Vorremmo capire se il Partito Democratico ha o meno intenzione di fare capire ai cittadini quale è la motivazione per cui prende delle scelte politiche, qual è la motivazione per cui arriva un emendamento della Total di Tempa Rossa che diventa legge alle 4 di notte. Vorremmo capire se il Partito Democratico vuole o meno fare quello che parzialmente sta facendo sulle donazioni ai partiti. Il Partito Democratico, lo domando tramite lei al relatore Richetti, vuole o meno intervenire sulle fondazioni, perché se non dovesse intervenire pare chiarissimo come la cassaforte dei soldi che indirizzano le scelte verso le banche e le lobby del Partito Democratico siano le fondazioni che il Partito Democratico vuole continuare a difendere. Grazie Presidente. Grazie. Rettifico che l'accordo tra i gruppi prevede la chiusura alle 20. Se non ci sono altri interventi pongo in votazione il 6.24. Lenzi chiede di intervenire, prego. Ringrazio Presidente, era solo per ricordare all'Aula che nella riforma al terzo settore che abbiamo approvato 2 settimane fa, all'articolo 3, che riguarda tutti gli enti che stanno dentro il titolo secondo del libro primo del Codice Civile, quindi non solo gli enti di terzo settore, ma tutti gli enti del titolo secondo del libro primo, quindi anche le fondazioni di qualsiasi genere, sono sottoposte a regole ed obblighi di trasparenza, indipendentemente dal fatto che siano politiche, culturali, liriche, sinfoniche.